L'estate con le sue alte temperature, spesso caratterizzata da un'intensificazione degli incendi, infatti sarebbero numerosi gli interventi già eseguiti in provincia da parte dei vigili del fuoco, così come racconta il comandante provinciale. Nel solo mese di giugno abbiamo fatto oltre 500 interventi, generalmente nella parte sud della provincia, perché come mi riferiscono anche i miei funzionari, inizia dalla parte sud per poi spostarsi man mano verso la parte alta della provincia. Quindi un'elevata percentuale, anche se tutto sommato devo dire che non sono stati incendi di grossa entità, incendi che abbiamo fronteggiato con le risorse di cui giornalmente disponiamo e che per quest'anno sono state integrate a seguito di una convenzione con la Regione Sicilia. Noi abbiamo una squadra aggiuntiva, una squadra boschiva che risiede a Caltanissetta, ma che viene inviata in tutti i posti della provincia dove c'è necessità. È previsto per legge che dal 15 giugno al 15 settembre è vietato qualunque accensione dei fuochi. Anche un piccolo fuocherello che può sembrare insignificante, però se cambia il vento, se determina certe condizioni, può diventare pericoloso. Anche quest'anno abbiamo fatto diverse riunioni, la prefettura, il prefetto ci ha convocato diverse volte, sia noi sia tutti gli enti locali, i sindaci, per invitarli a pulire, perché la vera risorsa è la prevenzione e non l'estinzione dell'incendio. Perché spegnere un incendio in piena estate a 40 gradi è abbastanza difficile. Quindi è più importante fare prevenzione, tenere pulite le strade, le scarpate, i centri abitati, però purtroppo devo dire e devo prendere atto che si fa qualcosa ma è sempre insufficiente e gli incendi puntualmente si verificano nello stesso periodo, nelle stesse zone. Nei giorni scorsi, a seguito degli avvisi del Dipartimento regionale di Protezione Civile sul rischio incendi ondate di calore, il prefetto di Caltanissetta ha inviato una lettera ai sindaci e al commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta per invitarli ad adottare le misure necessarie per la prevenzione del pericolo incendi. Il comune di Caltanissetta, che aveva già adottato un'ordinanza sulla manutenzione dei suoli agricoli, aree verdi e sulla disciplina relativa alla combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripulitura, interviene con ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza climatica, vietando i fuochi pirotecnici e petardi di qualsiasi natura, così come le lanterne cinesi o falò sul suolo. Nel frattempo, intanto, dai vigili del fuoco vengono ribaditi i consigli per i cittadini che avvistano delle fiamme. Il cittadino è tenuto, ed è giusto e deve farlo, di chiamare subito allertare i soccorsi, il numero unico nazionale 112 o ancora tante richieste ci arrivano attraverso il 115, perché se noi possiamo intervenire quando l'incendio è ancora all'inizio su un principio di incendio, ci viene facile spegnerlo e quindi chiunque ha visto un incendio ha il dovere di chiamare ed avvisare subito in modo che possano intervenire le squadre di soccorso. È meglio chiamare i soccorsi e stare sul posto per dare anche ulteriori notizie qualora dovesse servire, perché noi quando ci chiamano gli chiediamo il numero di telefono, quindi questo ci consente nel frattempo che arriviamo sul posto di dialogare con l'interessato e farci dare maggiore informazione possibile, perché possiamo decidere anche quale personale inviare e quali mezzi inviare a seconda della località dove si verifica l'incidente.